Sì, vanno sputato a me, io sputato a loro. Io amo la mia squadra anche quando perdo, io non l'amo solo quando vinco. Se ti fermi, se te mangi il fuoco non mi mette a Signore, domani si fa un cazzo. Domani, anzi oggi, si fa il podcast. Ben ritrovati, oggi terzo episodio, qui con me il solito Fabio Bergonzi. Ciao Fabio. Ciao a tutti. E qui con noi per la prima volta oggi ospite d'onore Luca Marchetti. Ciao Luca. Prima e anche ultima, ciao. No, scherzo. Oggi tanti argomenti, no, speriamo di riaverti, speriamo di riaverti il più possibile, dai. Oggi tanti argomenti di cui parlare. Il primis, ovviamente, della partita scorsa contro il Venezia, però ci sono state varie polemiche. Vogliamo iniziare proprio da quelle? Facciamo parlare prima l'ospite. Che cosa ne pensi di queste polemiche che ci sono state? Che sono, come posso dirti, la naturale conclusione di un rapporto che quello fra Bandecchi e Lucarelli naturalmente nel corso del tempo si è deteriorato. Sono andati d'accordo per tutto il primo anno e mezzo, mi verrebbe da dirti, no? Quando la Ternana ha stravinto il campionato di Serie C, aveva bisogno di una guida forte, di un allenatore che potesse dare coraggio, e Bandecchi si è rivisto molto nelle mentalità di Lucarelli. Poi nell'approccio con la Serie B ci sono state delle piccole variazioni di un Lucarelli che è diventato, o lo era anche prima, ma comunque molto realista, più realista del re, mi verrebbe da dire, con un presidente che invece voleva pensare, non necessariamente vincere, ma pensare alla vittoria anche quando la Ternana perdeva. Questo è forse la differenza che c'è fra gli ottimisti e i pessimisti, no? Quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno e quelli che vedono il bicchiere mezzo vuoto. E quindi si è arrivati a un'escalation di questa distanza che ora io ritengo sia incolmabile, per cui, se vi ricordate, nella famosa lettera d'inizio anno, quando Lucarelli doveva firmare per forza la lettera se voleva rimanere allenatore della Ternana, era bandita la parola salvezza. Lucarelli in questo periodo non fa che altro che parlare di salvezza, anche se i playoff tecnicamente rimangono a 3 punti, quindi sono molto più vicini ai playoff che ai playout. Poi è molto più vicina la retrocessione diretta piuttosto che la promozione diretta, perché è una classifica molto strana quella di quest'anno in Serie B. Non è che Lucarelli all'improvviso è diventato pazzo, si è accorto che questa è una squadra che non riesce ad essere continua. Poi se ci sarà tempo, se avranno voglia anche di ascoltarci nelle prossime settimane o di leggere Ternana News, magari cercheremo di dire quello che secondo noi è successo, no? Quindi di dove sono le responsabilità. Sicuramente sono dell'allenatore, sicuramente sono della squadra, sicuramente della dirigenza, sicuramente del presidente, ognuno poi ha le sue percentuali. Però quello che non va giù a Bandecchi è che si continui a parlare di salvezza, che c'è questa discontinuità nei risultati e che questa discontinuità venga sempre mascherata con una non abilità della squadra. E questa è una cosa che a Bandecchi dà fastidio, e si è arrivati a uno scontro frontale. Ora Bandecchi, prima era Lucarelli che non voleva parlare, adesso Bandecchi dice non parlare più, perché quando parli non sai quello che dici. È stato anche pesante nelle dichiarazioni sui social. Il presidente ha detto a Lucarelli che si deve vergognare. Già inizio, diciamo a metà anno, con l'esonero. E sicuramente, come abbiamo parlato anche negli scorsi episodi, Bandecchi vorrebbe più pensare ai playoff, anche a ragione del fatto che la Ternana è il nono monte ingaggi della Serie B, e quindi lui, a fronte dei soldi che spende, insomma, gli piacerebbe avere una squadra più competitiva. Come hai detto te, Luca, la classifica della Serie B comunque è corta, quindi le possibilità ci sono, ovviamente. Certo è che era meglio avere società, tifosi e squadra uniti in questo finale per provare un ultimo sprint. Beh, di sicuro con queste divisioni è molto difficile pensare e ipotizzare una rincorsa, no? Ci vuole appunto unità di intenti, se no rischi di farti invece di succhiare dal basso, perché poi questo rischio ancora c'è. La Ternana tecnicamente non è salva, però a differenza dello scorso anno, quando la Ternana era a distanza 7 punti dalla zona playoff con lo scontro diretto col Frosinone da fare,
e Lucarelli diceva vinciamole e poi vediamo a che punto siamo, e la Ternana è arrivata a fare un bel filotto. Quest'anno a 3 punti invece si parla di salvezza. Ripeto, non è soltanto una questione di quanto spendi, ma è proprio una questione di quello che dici agli occhi di Bandecchi che fa la differenza. Poi è chiaro che gli investimenti sono stati fatti per cercare di lottare per andare in Serie A, non necessariamente vincere, perché vincere è difficilissimo, ma almeno provarci. Sì, diciamo che in quest'ultimo periodo abbiamo imparato a conoscere un Lucarelli un po' più pessimista, un Lucarelli che pensa sempre di più alla salvezza, però mi sembra anche un mister abbastanza ripetitivo nelle ultime settimane. Parla spesso di questo campionato di Serie B strano, in cui si può vincere con tutti, si può perdere con tutti, e questo ovviamente, come avete detto voi, lo testimonia anche la classifica molto strana. Però ecco, diciamo che forse alla fine dell'ultima partita ha utilizzato delle parole che non sono andate giù al presidente, anzi sicuramente non hanno fatto piacere al presidente, e questo ha portato nuovamente a uno scontro che già si era verificato a metà della stagione e che ha portato poi all'esonero. Allora mandiamole queste parole, dai. Vedete, gli altri sanno comunicare, noi non sappiamo comunicare. Il nostro problema generale è la comunicazione. Perché giustamente c'è squadre che hanno speso milioni di euro veri che non hanno mai parlato di Serie A, invece tutti sanno che avevano costruito, perché non si parla di Serie A, non si sbandiera 4-20 la Serie A, perché poi giustamente la gente, i nostri tifosi si arrabbiano e ti vengono a chiedere conto. Quindi io ho provato a comunicare che noi dobbiamo salvarci quest'anno. Poi quello che succederà l'anno prossimo non lo sa nessuno, lo sa solo il presidente. Però quest'anno secondo me è un'impresa che questa squadra abbia, sia davanti al Benevento, sia davanti al Brescia, sia davanti al Venezia, sia davanti a tante altre squadre che in questo momento ci sono sotto. E quindi questo deve far capire che, nonostante tutto, salvarsi quest'anno è un ottimo risultato. Poi, ripeto, voi se volete, giustamente, io il motivo non l'ho capito perché lo fate, o avete deciso di venire contro quello che comunico io, oppure non lo so, oppure ne siete veramente convinti e questo è peggio. Queste le parole quindi del mister Lucarelli, quelle parole insomma che ribadivamo che hanno fatto arrabbiare il presidente. Sì, beh, diciamo che c'è stato un po' un attacco da parte di Lucarelli, no? Dice che la società non sa comunicare bene, quindi sicuramente questo non ha fatto piacere al presidente, e poi si è arrabbiato anche perché se l'è presa con i giornalisti che parlano di playoff e dice che gli vanno conto. Sì, anche con noi che la scorsa puntata ne abbiamo parlato. E magari si è arrabbiato anche con noi perché ha sentito il nostro podcast, chi lo sa. Magari no, io credo che non può dipendere da questo il valore di una stagione, e comunque non può dipendere da questo l'andamento della squadra, che poi bisogna essere contenti a prescindere per il mantenimento della categoria, io sono d'accordo, ma che si possa ambire a qualcosa in più io credo che sia legittimo, perché questa Ternana rispetto alla passata stagione ha cercato di migliorare la rosa, poi i risultati diranno se c'è riuscita o meno, in un contesto sicuramente diverso, dove ci sono tante squadre che sono state segnate all'inizio dell'anno come protagoniste e che poi magari invece hanno fallito. Io credo che la Ternana oggi stia facendo il minimo sindacale per quanto riguarda i risultati, e che nonostante tutto questo la Ternana, recuperando la verve di Falletti, recuperando la verve di Partipilo, recuperando i gol di Donnarumma, quelli di Favilli, avendo sistemato un po' la difesa, perché non poter recuperare questi 3 punti, no? Perché non pensare a recuperare questi 3 punti che hanno separato finora la Ternana dai playoff, per poi poter giocarsi la lotteria dei playoff stessi. Poi magari esci al primo turno, perdi 3-0 fuori casa contro quella che incontri, perché incontri una squadra che è andata meglio in campionato. Però
hai fatto un passo in più rispetto alla passata stagione. L'anno scorso è arrivata undicesima, decima, non mi ricordo, bastavano 2-3 punti in più per poter pensare ai playoff. È quello che avrebbe dovuto fare quest'anno la Ternana. Non è che uno che scrive, che parla o che racconta vuole andare contro Lucarelli, semplicemente guarda la classifica. Se la classifica dice che la Ternana ha 3 punti dai playoff, ma perché devo dire che quando giochi contro il Venezia e hai due squadre che puoi prendere, che sono il Pisa, che peraltro aveva perso il giorno prima con il Bari, e la Regina, che era stata penalizzata, io non posso pensare di andarla a riprendere. E poi me la gioco, vediamo che succede. Non succede niente se la Ternana non va ai playoff, perché magari ci sono state delle scusanti quest'anno, no? Gli infortuni, la questione della cessione, l'esonero di Lucarelli e quindi l'esonero di Andrea Zoli, per carità. Poi dopo, ripeto, decideremo se quei punti che mancano alla Ternana per andare ai playoff o quello che succederà nei playoff, di chi è la colpa. Ma intanto Acci, ma perché devi dire che il problema è la comunicazione? Non è la comunicazione. Se la Ternana perde o vince, il problema non è la comunicazione. La comunicazione può essere il problema sulla reazione dei tifosi a determinati risultati. Però se tu perdi 4-1 in casa, il problema non è la comunicazione. Mi dispiace. Magari un problema è stata la comunicazione tra Iannarilli e Bogdan sul secondo gol. Ecco, parliamo anche di quella di comunicazione, perché... Sì, allora direi di collegarci alla partita, e, insomma, partita che ci lascia un po' senza parole, direi. Una Ternana che non è scesa in campo contro un Venezia che aveva lo stesso problema nostro. Infatti anche il Venezia nelle ultime 3 partite aveva preso gol nei primi 10 minuti, quindi... E per poco non lo prende anche con la Ternana, perché... L'unica occasione da gol creata in 90 minuti è stato il colpo di testa di Partipino, no? Esatto, sì. Esatto, sì. Ne parlava anche il mister in conferenza, magari diceva se avessimo segnato quel gol, però non possiamo attaccarci a questo. No, di sé e di ma sono pieni fossi, come si dice, per essere gentili, no? E politically correct. Per non dire altro, sì. Esatto. Però io ti dico che la partita, fra virgolette, lascia il tempo che trova. È stata una partita brutta, non è mai scesa in campo, non ha avuto la forza di reagire, è stata fatta a fette dal Venezia. Ma la responsabilità di questa sconfitta, se vogliamo parlare di campo, ma di chi deve essere? Dei tifosi, della stampa, del presidente che parla dei playoff e candidato sindaco, del fatto che non c'è il campo d'allenamento, o è dei giocatori e della preparazione della partita e dell'avversario, che sicuramente ha fatto una grande gara. Ma se stiamo dicendo da una settimana che il Venezia è forte, il primo che lo sa è Lucarelli, che partita ha fatto la Ternana? Ma dovresti essere più che arrabbiato col presidente o con la stampa o con i tifosi, dovresti arrabbiare con i giocatori tuoi, che hanno fatto una bruttissima partita e che non hanno, o non hanno seguito quello che tu gli hai detto, o non lo hanno capito, o gliel'hai spiegato male, oppure l'hai preparata male, perché ci sta anche questo. Per carità, sbagliamo tutti, io non voglio mettere la croce a nessuno, però una partita del genere, ripeto, che arriva sempre, se tu ci fai caso quest'anno, se voi ci fate caso quest'anno, la Ternana non è riuscita, tranne le prime 5 di campionato, a vincerne 2 di seguito. È una squadra che è come se staccasse la spina. E poi sì, tutti hanno avuto problemi, perché li ha avuti Lucarelli, tanto è vero che è stato esonerato, li ha avuti Andrea Zoli, che poi si è dimesso, li stai avendo di nuovo Lucarelli. Io non sto dicendo che questa è una squadra imbattibile, anzi. Però la mia sensazione è che questa è una squadra che avrebbe potuto fare di più. E i motivi, ripeto, poi ci metteremo prima o poi di buzzo buono e cercheremo di capire, no? Perché sono tanti. Quando si vince i meriti sono di tutti, quando si perde le responsabilità devono essere di tutti, nessuno escluso, però. Sì, allora, sì, sì, assolutamente. Cioè, poi questa è una squadra durante la stagione che sta abbastanza incostante. Anche Iannarilli in conferenza ha detto che quando magari si richiede il salto di qualità, quando ci sono partite come queste, di cercare di fare un filotto di vittorie, poi questa squadra si smonta completamente. Sì, venivamo da una buona mentalità, io non so, no? Può essere una questione di mentalità, può essere una questione di carattere, può essere una questione di un campionato equilibrato, può essere una questione di qualsiasi cosa, può essere anche una questione che la Ternana non è abbastanza forte, oppure che ha avuto troppe sfortune per essere più forte anche di quelle.
Io ho trovato quest'anno una Ternana che non ha avuto praticamente quasi mai un'identità. Neanche Andreazzoli è riuscito a dargliela. La Ternana l'aveva avuta all'inizio anno, questa identità, con una difesa molto arcigna e con un contropiede che era letale, perché all'inizio i giocatori della Ternana in avanti giravano, soprattutto Palumbo, e da lì sono arrivate, no, le 5 vittorie consecutive. Molto cinica, sì. Molto cinica, anche se vuoi un po' fortunata in alcuni frangenti, poi una fortuna che è ritornata indietro, no? Perché in tante altre partite invece la Ternana è stata sfortunata. E poi c'è stata una Ternana che non sapevi che se era carne o pesce, nella parte finale del primo Lucarelli. C'è stato un Andreazzoli che ha faticato per dare un'identità, una sua marchio alla Ternana. Quando aveva cominciato a darglielo, poi sono arrivati anche dei risultati impresentabili, come lo 0-3 in derby, il 2-1 in casa col Cittadella subito, quindi lui non ha sentito questa squadra sua. Prendere Andreazzoli a metà stagione non è stata una grande idea, col senno di poi lo dico, col senno di allora. Per me Lucarelli era una delle poche scelte da poter fare se veramente volevi mandare via Lucarelli, no? Perché era sicuramente un allenatore bravo. Non, l'innesto non è venuto bene, secondo me bisogna avere più pazienza. Io non so se si è stufato lui o l'hanno fatto stufare, adatto per capirci. Però questa separazione è stata consensuale. Ed è tornato Lucarelli e noi abbiamo continuato a giocare con la difesa 3, perché la stava facendo Andreazzoli, ma con un sistema di gioco diverso. Poi siamo ritornati a 4, poi 4-3-3, poi 4-2-3-1. Cioè, non c'è una linea, no? Non c'è stata mai una linea in questa Ternana. Ma anche durante la stessa partita magari si cambia. Anche durante la modo. Stessa partita. Quindi non c'è, secondo me, questa Ternana quest'anno non è riuscita ad avere un'identità. Per me questo è il problema più importante. Cioè, se voi dite come gioca la Ternana, al di là non si sa, nel sistema di gioco. Più o meno l'11 sì, perché dai, no? Alla fine quelli che hanno giocato di più sì, certo. Ma non come stanno in campo, né se sono aggressivi, se portano palla, se invece la danno alla libertà, se giochiamo in contropiede, se giochiamo con lancio lungo. Io non te lo so dire, perché ogni partita si cambia, che è una virtù per certi aspetti, ma alla lunga purtroppo quest'anno è stata una mancanza. Sì, sicuramente ti fa perdere anche un po' di certezze il cambiare spesso modo e non avere un'identità. E la partita di Venezia è un po' lo specchio di questa situazione, perché a me sembrava proprio una squadra che non è scesa in campo, che non ha fatto nulla il primo tempo, e c'è anche da dire che il secondo tempo... No, era finita la partita, insomma. Sì, insomma, era difficile reagire dopo un secco 3-0, quindi insomma il secondo tempo, diciamo, lo possiamo anche perdonare. Però... No, ma non c'è niente da perdonare, è una partita imperdonabile, Lorenzo. E non bisogna vergognarsi di dirlo, non succede niente. I primi ad essere abbattuti sono i giocatori, quindi i diretti interessati. E questo succede anche quando hai un'identità. Lucarelli stesso all'inizio della sua avventura diceva: ci saranno delle partite in cui la Ternana non scenderà in campo. Ecco, una o due volte l'anno succede, perché le squadre hanno anche questi momenti qua. È successo. Quindi ci si rimbocca le maniche e si va avanti. Però, ripeto, non è colpa di una squadra che non è abbastanza forte per poter sognare, o colpa di una piazza o di alcuni giornalisti che pensano che questa squadra debba andare in playoff. Cioè, non c'è questa correlazione, secondo me. Ripeto, se tu guardi anche le squadre che vengono criticate, pensa alla Serie A, no? La Juventus, il gioco di Allegri che non piace, o l'Inter di Inzaghi che non cambia mai il 3-5-2, o il Napoli di Spalletti. Se ognuna di queste squadre qua, tu sai come giocherà la partita. Poi magari potrà cambiare un po' la strategia di gara, no? Quindi anche in una squadra, peraltro Allegri Ornese, no? come Lucarelli, che cambia spesso sistema di gioco, quindi alle volte gioca 4-3-3, 3-5-2, si è inventato anche il 3-4-3 per Lisbona. Ma tu sai come gioca la Juventus, la natura della Juventus, la natura del gioco delle squadre di Allegri, sai com'è? Quest'anno, certo. Purtroppo, mentre in Serie C sapevamo benissimo come giocava la Ternana. Lascia perdere se giocava bene o male, magnificamente. Ma sapevi che era una squadra che giocava all'attacco, i terzini che spingevano, no, si poteva giocare, eri molto più forte degli altri, quindi si poteva giocare anche molto più spregiudicati. Quest'anno, sinceramente, si fa fatica. Magari anche responsabilità di una rosa, soprattutto a inizio anno, che era molto ampia, quindi dava anche tante scelte, che se poi la Ternana non avesse avuto sarebbe andata anche in difficoltà, perché ci sono stati anche tanti infortuni. Però
Tralasciando questo, è stato anche difficile mettere insieme, vi ricordate, no? Inizio anno c'erano Pettinari, Donnarumma, Favilli, Partipilo, Falletti, Palumbo, e metterli insieme non era mica facile. Sì, poi diciamo che nell'ultima partita, oltre alla mancanza di identità, si è vista proprio la mancanza di concentrazione. La Ternana non è proprio scesa in campo di testa, perché se poi vedi il gol del 2-0, insomma, quelli sono gol che si prendono in terza categoria, ecco, errori imperdonabili. Sì. Sì, sì, ma ti ripeto, la partita non c'è nient'altro da aggiungere, secondo me. I discorsi sono tutti quanti sul passato e su come si è arrivati a questa situazione qua, ecco. Poi dopo ognuno ha la sua idea, Tutte sono legittime, per carità di Dio, io non penso che nessuno abbia la verità in tasca, tantomeno io. Qui stiamo parlando fra amici, quindi dico quello che penso, sicuramente qualcuno la penserà come me, me ne faccio oggi meglio come credo se la faccia lui. Assolutamente. Sentiamo allora cosa ne pensa il mister di questa partita e poi commentiamo magari anche le prossime. Da salvare c'è niente, assolutamente, ma no, perché non c'è stato impegno, perché semplicemente abbiamo trovato la squadra più forte di noi. Cioè, a volte è talmente semplice la verità che non c'è bisogno di raccontare le barzellette. Il Venezia nelle due partite ha dimostrato di essere più forte di noi. Ci ha fatto 6 gol, ce ne poteva fare 6 anche oggi, perché hanno sbagliato il rigore, hanno preso una traversa, cioè, hanno vinto tutti i duelli, e fisicamente ci hanno sovrastato, ma in pesi, in chili, in centimetri, in tutto. Ma di cosa si parla? Dove li trovi i motivi della sconfitta? A meno che uno non ci abbia idee strane e possa fare dei cattivi pensieri, ma cosa dici oggi? Che oggi c'è una differenza abissale tra noi e loro. Ci hanno surclassato, ci hanno dominato e hanno vinto la partita. Semplice, sono più forti, sono più bravi, applausi a loro. Semplice. Sì, diciamo che qui il mister ha fatto i suoi elogi al Venezia, che sicuramente ha giocato una grande partita, però non possiamo nasconderci dietro la prestazione del Venezia, perché noi abbiamo fatto una partita orribile, come diciamo prima. Certo, infatti, no, come sempre, non si sa mai dove iniziano i meriti dell'avversario e i tuoi di demeriti, no? Però non c'è niente da dire, non c'è niente da aggiungere, c'è una cosa da salvare, forse il primo gol di Capanni. Che fa sempre piacere se segni, infatti poverino ha anche esultato, poi si è accorto che non era il caso sul 4-0 risultare, però io credo che è sempre bello segnare indipendentemente, no? Poi era appena entrato, quindi la nota positiva sicuramente è la prestazione di Capanni, cioè la prestazione gol di Capanni e poi poco altro. Detto questo, non sono d'accordo soltanto su una cosa rispetto a quello che ha detto Lucarelli, che tra l'andata e il ritorno il Venezia non ha dimostrato di essere più forte della Ternana. All'andata la Ternana doveva vincere, e lo hanno detto tutti. Era la prima partita di Andrea Zoli, se vi ricordate, Bertagnoli, sì. Non si sa neanche se era in panchina questa settimana qua. Ha fatto una serie di miracoli, la Ternana ha finito col perdere la gara, quando invece avrebbe dovuto vincerla. In quella gara, secondo me, la Ternana è stata sfortunata e sarebbe potuto essere un risultato molto simile a quello che invece la Ternana ha subito, a ragione giustamente, in questa partita qua. È diverso, ecco, sono due partite completamente diverse. Sì, sono completamente d'accordo. Tu, Luca, hai parlato di Capanni, io mi volevo un attimo riagganciare a questo, perché io questo ragazzo le scorse partite, anche quando è entrato, l'ho visto entrare molto bene, voglioso. Cercava spesso il tiro anche dalla distanza, magari per cercare il gol, visto che magari non sempre si riescono a trovare gli spazi per arrivare dentro l'area, e quindi vorrei dire che magari la voglia di questi ragazzi giovani deve essere ripresa anche dai più esperti, no? per queste ultime partite bisogna cercare, insomma, di tirarsi fuori da questa situazione con un po' di voglia, un po' di grinta in più, di dimostrare, insomma, di voler chiudere al meglio questa stagione. Ma su questo io non ho dubbi, nel senso che adesso la partita col Venezia forse lascia negli occhi un'immagine distorta un po' della Ternana. La partita precedente contro il Pisa, ma anche se vuoi quella persa col Brescia,
quella pareggiata con la SPAL, partite non belle, soprattutto perché hai regalato in alcuni casi letteralmente un tempo con i gol subiti subito all'inizio, però l'applicazione, la voglia, la rabbia non era mai mancata. Era mancata la brillantezza, erano mancate delle soluzioni, era mancata l'applicazione forse in alcuni frangenti della partita, però anche in quelli che erano più in difficoltà, metti i falletti di turno, la voglia non è mai mancata. Poi sono mancate le soluzioni, che è diverso, perché in alcuni momenti le giocate non vengono, ci sta. Allora lì deve essere bravo l'allenatore, deve essere bravo lo staff, deve essere bravo la società a capire questo momento e dosare, no? Perché in alcuni casi si dice meglio fermarlo perché sennò facciamo peggio, in altri casi invece si dice meglio che giochi perché tanto prima o poi si sblocca. Lì come la metti o ci azzecchi o sbagli, non è tira un tiro della monetina, è un po' di esperienza, è un po' di psicologia, è un po' di gestione del gruppo, è un po' tutto, no? Però questi periodi capitano durante l'anno, no? Però ripeto, per me e lì allora vengo sul tuo discorso, sul discorso dei giovani, no? Che possono in qualche modo sparigliare un po' le carte, perché l'impegno che ci mettono ti dà sempre quella freschezza in più. Ecco, se proprio vogliamo dire, nella Ternana di Capanni non ce ne sono molti, c'è solo lui. Sì. C'è Corrado che è un 2000. Sì, no, però anche di Akite, per carità, ma sono titolari, non è che si devono conquistare il posto a scapito di qualcun altro. Assolutamente. E per le prossime partite invece cosa ne pensate? Come pensate che reagirà la Ternana nel frattempo? No, sono qui. Beh, per le prossime partite, insomma, quello che, come abbiamo detto più volte durante questa puntata, è bene ritrovare quella compattezza, soprattutto mettersi alle spalle questa rassegnazione che ho sentito anche nelle parole del mister, di un Venezia che lui parlava superiore anche fisicamente. Ora, per fare una battuta, con tutto il rispetto dell'attaccante del Venezia Fogliampalo, non mi sembrava tutta questa gran tenuta fisica. Poi, per carità, ha fatto 13 gol in Serie B, quindi tutto a me piace, no? A me piace molto Fogliampalo. Sì, è un buon giocatore. Mi faceva ridere un po' la panzetta che tu dici che, proprio che accennava, che si accennava. Beh, se non mi sbaglio aveva anche preso una birra da un tifoso durante una partita. Sì. Quindi sì, diciamo non è che gli dispiace, ecco. Però io non ci ho fatto caso alla forma un pochino più rotonda, però se lo aiuta a fare 13 gol in B, più rigori sbagliati, pali e traverso, perché ne ha presi tanti, e si è svegliato tardi poi Ampalo in questo campionato. A me piace come giocatore, mi piace molto. L'attacco del Venezia è un bel attacco. C'è anche Šerišev che insomma ha giocato nel Real Madrid, quindi. Ma il Venezia ha fatto una allora, quando sono arrivati gli americani a Venezia hanno fatto una scelta anche in Serie A molto rischiosa, infatti sono retrocessi, di affidarsi a tanti giovani di tante nazionalità e di grande talento, o perlomeno ritenuti di grande talento. Tanti di questi giovani, 2000, 2001, 2002, sono rimasti anche in Serie B e adesso piano piano il Venezia, mi auguro per loro, ne raccoglierà i frutti. Poi un conto è giocare in Serie A, un conto è giocare in Serie B, perché c'è la differenza che c'è fra, forse una bassa C e una Serie B, cioè c'è tanta differenza fra B e A. Però è interessante il progetto del Venezia, sono tutti giocatori con cui lavorare, è bello, ma non è neanche facile, perché tutte di nazionalità diversa, tutti giovani, arrivano in una società che comunque deve ancora strutturarsi per quanto possa essere ricca. È un bel progetto secondo me quello del Venezia, però non è facile, ecco. Non è che è più facile di quello della Ternana, ecco. No, sicuramente. Poi Venezia che aveva fatto fare, per carità, i giocatori non saranno gli stessi, però come detto, molti sono rimasti, aveva fatto fare ad esempio 0 punti in campionato alla Roma nelle due gare. Quindi comunque è una squadra che, insomma, sì, in Serie A c'era anche un altro allenatore, per carità, cioè, è cambiato molto, però sì, ci sono dei giocatori anche molto bravi, come ce ne sono molto bravi nel Cagliari, hanno un allenatore molto bravo, che sarà il prossimo avversario della Ternana, un Cagliari che è un po' in crisi, se vuoi,
nel senso che forse ci aspettavamo da Ranieri un cammino un po' più ritmato. E sì, è un Cagliari rimasto, che pareggia molte partite. È rimasto un po' lì, le ultime quattro. Galleggia lì, però generalmente noi facciamo un po' da Croce Rossa. Siamo noi che risvegliamo gli avversari quando poi ci giochiamo contro. No, Cagliari comunque se continuasse su questo andamento potrebbe diventare insomma una delle nostre rivali per i playoff, sempre se Bucarelli permette di farci la distanza è colmabile, soprattutto perché c'è uno scontro diretto, ma sarà molto difficile vincere a Cagliari. Non è facile per nessuno, men che mai per una Ternana che è un po' incerottata nell'anima, soprattutto. Peraltro non so se vi ricordate l'andata il Cagliari doveva vincere 4-0 e invece vinse la Ternana per 1-0, e Andrea Zoli fu molto onesto nel dire la Ternana si è ripresa i punti che non aveva preso a Venezia, oggi non meritava di vincere la Ternana, come non avrebbe meritato il Venezia la settimana prima, perché come vedi prima o poi il calcio ti prende, no? Soprattutto in una competizione lunga come quella del campionato di Serie B. Il Cagliari ha tanti giocatori forti, proprio forti. Se il Venezia aveva giocatori che hanno fatto la Serie A, il Cagliari ne ha di più. Il Cagliari ne ha di più, ha un allenatore che ha scritto la storia del calcio, perché ha scritto la storia del calcio. Ha fatto un'impresa straordinaria, inarrivabile, irripetibile, che penso per i prossimi 200 anni, contenti di averla vista, di poterlo raccontare. E, per cui... secondo me è una di quelle partite in cui vai e quello che arriva lo prendi e se dovessero essere dei punti lo prendi con un sorriso grande così. Cagliari che poi, come abbiamo detto appunto, ha un Claudio Ranieri che è stato anche bravo secondo me a unire anche nei momenti di difficoltà la squadra, la tifoseria. È un allenatore che ti arriva al cuore e l'ha dimostrato sia nelle sue avventure a Roma, quando è arrivato a metà stagione, e insomma nella stagione... Soprattutto all'Leicester, dai. All'Leicester è stato veramente indimenticabile. Claudio Ranieri è sempre stato l'eterno secondo, poi con il Leicester è entrato nella storia del calcio dalla porta principale. Il Ranieri era quello che arrivava un pelo prima che le squadre diventassero competitive, no? Era questa la sua storia, era quello, l'aggiustatore, infatti lo chiamavano il Tinkerman, perché arrivava a Valencia, poi andava via lui, Valencia iniziava a vincere, andava al Chelsea, andava via lui, Chelsea iniziava a vincere, andava all'Inter, andava via lui e l'Inter cominciava a vincere, era il Tinkerman, l'aggiustatore, e poi è arrivato al Chelsea e ha vinto lui, dove prima non aveva mai vinto nessuno e dove probabilmente la Premier non la vincerà mai più nessuno. Si è preso una bella rivincita, diciamo. Io credo che veramente l'impresa di Ranieri sia ai livelli delle imprese di Ancelotti, che è l'allenatore più vincente in Champions League. Veramente non so quante persone hai vissuto, veramente una favola, hai vissuto veramente una favola, e lui ci ha messo tanto del suo. Si era creata anche una situazione, insomma, per carità, certo, combinati, insomma, però sai, non è il Napoli, di City e Liverpool, non è il Napoli, capito? Non è il Napoli, no, che certo, è una squadra forte con un allenatore forte, una città che comunque è vero che non è abituata a vincere, ma che comunque ha vinto, e vinci in un momento in cui c'è la peggiore Juve degli ultimi 15 anni, Inter e Milan si sono suicidate, ma comunque non sono delle corazzate inarrivabili, anche se poi il cammino in Europa ti dice il contrario. E quello è andato a vincere la Premier League della Premier di questi anni qua, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, ha messi tutti dietro, e non partita andata e ritorno, 38 partite ha fatto. Quindi, esatto, facciamo tutti gli scongiuri con tutto il bene per Claudio Ranieri, quindi per la prossima. Speriamo che si senta un po' appagato contro di noi, diciamo. Allora io direi di concludere con la nostra, invece che top 3 per questa puntata abbiamo pensato alla flop 3. Allora lascio la linea a te, Fabio.
Si perde in marcatura prima Ristav e poi Carboni che segna il gol dell'1-0. Si perde nuovamente Ristav su calcio d'angolo e commette fallo da rigore. L'unica cosa che non perde è il vizio dell'ammonizione, la decima in campionato, che vuol dire squalifica contro il Cagliari. Di Tacchio 4,5. Come direbbe Higuaín, la sua partita è stata una montagna russa. Sul secondo gol esce e lascia sulla porta il cartello "torno subito". Peccato che nel frattempo, complice anche l'errore di Bogdan, Poglian Palo segna il gol del 2-0. Nel secondo tempo si riscatta parando il rigore all'attaccante finlandese, ma l'errore in coppia con il difensore croato è troppo grave per l'economia della partita. Giannarilli 5,5. Nelle ultime settimane c'è un difensore italiano che ha incantato l'Europa con il suo visino fatato. Di chi stiamo parlando? Beh, ovviamente di Bastoni. Magari mister Lucarelli lo ha anche preso da esempio all'interno dello spogliatoio e Bogdan ha cercato di imitarlo. Peccato che ha imitato il suo errore che aveva fatto segnare Ronaldo in Coppa Italia 2 anni fa, perché la dinamica del secondo gol è esattamente la stessa. Bogdan 4. E quindi questa era la flop 3 con Di Tacchio, che si è fatto, diciamo, anche questo regalo di compleanno, perché ha compiuto 33 anni da poco. E, insomma, queste erano le ultime parole riguardo la partita. E allora io direi di lasciarci qua. Ringrazio infinitamente Luca di essere grazie stato a voi. Con noi. E anzi, se vorrai, per noi sarai sempre il benvenuto. Sì, speriamo che ti sei trovato bene e di riaverti con noi altre volte. Comunque non vi posso dire così pubblicamente che mi sono trovato male, quindi devo dire per forza che mi sono trovato bene. Poi magari quando stacchiamo una situazione scomoda, capito? No, certo. Scherzo. Alla prossima, grazie. Ciao anche a te Fabio e ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Guarda che fila per fare un biglietto, se non mi smuovo io perdo l'espresso, fanculo io conto lo stesso.